Questo progetto nasce nel 2006, quando il presidente del chapter di allora, Carlo Notari, mi propone questa idea. Devo premettere che Carlo Notari era presidente di questa associazione che ha lo scopo di diffondere la cultura della progettualità, ovviamente nei confronti dei soci che ne fanno parte, ma nei confronti più in generale della società di cui tutti noi facciamo parte. E quindi Carlo Notari ha questa idea di provare a sperimentare questo linguaggio non tanto nel suo contesto proprio, che è quello delle aziende, quanto in un contesto particolare, che è quello della scuola. Ma la sua, diciamo, intuizione, la sua visione è quella di iniziare dalla scuola primaria. Allora c'erano alcune iniziative che avevano portato questo linguaggio nei licei, nelle università, ma nessuno aveva ancora azzardato questa idea. E quindi, sapendo che Carlo sapeva che mia moglie era insegnante di scuola primaria, quindi ha trovato questa combinazione di interessi e quindi ha detto: facciamo questo tipo di esperimento. Io l'ho seguito, i risultati i primi anni dal 2007 al 2008 sono stati molto promettenti. A questo punto, da una scuola a un'altra ancora, non solo in Italia ma anche all'estero, questo metodo ha preso forma. E grazie al fatto che il PMI è un'organizzazione mondiale, e la fondazione del PMI ha proprio lo scopo di promuovere questo linguaggio in tutta la società, ho avuto modo di poterlo diffondere, di poterlo far conoscere in vari paesi, e grazie al fatto di altri volontari come me, questo metodo è stato tradotto in tante lingue. Oggi sono ben 13. E qual è, diciamo, l'idea di fondo? L'idea di fondo è che il linguaggio del progetto è un linguaggio per tutti, quindi al di là di certi tecnicismi, quello che conta è che è un percorso guidato attraverso l'idea iniziale per arrivare alla sua realizzazione. E quindi è venuto fuori questo metodo, che prende spunto dalle pratiche normali che si usano nei progetti e le declina in un contesto particolare come quello della scuola. In questo pieghevole, che ormai è molto diffuso e conosciuto, abbiamo sintetizzato quali sono questi passi. Sono 7 i passi, sono colorati come i colori dell'arcobaleno. E partono dall'idea iniziale, che viene raccontata in quella che si chiama la carta d'identità del progetto. Che cos'è quel progetto, che obiettivo vuol raggiungere e qual è il risultato atteso. Tutto questo mettendo in gioco l'insegnante e tutti gli allievi della classe, che diventano protagonisti e attori del progetto stesso. Fatto questo primo passo, che è il brainstorming, si passa poi a una fase creativa, perché poi un'idea deve essere concepita, sviluppata, arricchita, e quindi il brainstorming diventa il passo fondamentale dove la creatività si sviluppa e l'insegnante ha un ruolo decisivo nello stimolarla. Dal momento in cui l'idea ha cominciato ad avere una sua concretezza, il terzo passo comincia a mettere a posto e a organizzare queste idee. Si chiama passo della mappa mentale, perché la mappa mentale ha il vantaggio di potersi suddividere in tanti rami, ciascuno dei quali afferisce a una domanda chiave del progetto, come ad esempio il perché, che cosa ci serve, chi è coinvolto, cosa dobbiamo realizzare, quali sono i rischi o le possibili situazioni che dobbiamo fronteggiare. E questo, diciamo, che arriva a definire questa volta un'idea in una maniera strutturata. Da quel momento in poi si inizia il percorso di vera e propria pianificazione, che è quello classico. Quindi prima di tutto bisogna stabilire cosa dobbiamo fare, e il cosa dobbiamo fare si racconta, si costruisce attraverso un albero, una scomposizione, a partire dai prodotti che noi dobbiamo realizzare, ricavandone le attività. E questo diventa l'albero di progetto, che è l'architrave di tutto il progetto alla fine. Una volta che le attività sono state identificate, e quindi i prodotti che devono essere realizzati, e per ogni attività si è stabilito chi farà cosa, si possono a questo punto prendere le decisioni circa i tempi, quando vanno fatte queste attività, con quale sequenza, ci sono attività che dipendono da altre. E tutto questo si concretizza in un calendario di progetto, un classico calendario, come un'agenda di appuntamenti. Il calendario diventa poi il riferimento principale, la bussola con la quale la classe può controllare periodicamente come va il progetto e vedere a che punto si è arrivati. E per fare anche qui un momento formale di verifica di qual è lo stato dell'arte del progetto, si usano i semafori.
Si definisce per ogni prodotto atteso qual è lo stato d'avanzamento. Siamo a punto, siamo quasi quasi arrivati, abbiamo qualche problema, quindi si usa il rosso, il giallo e il verde a seconda della situazione più o meno corrispondente al piano. E questo diciamo che è il percorso di esecuzione che si svolge attraverso un calendario con i semafori che fanno da traccia di come si sta procedendo. E finalmente il progetto arriva al suo finale, al momento in cui il prodotto voluto è stato realizzato, e a questo punto l'insegnante acquista di nuovo un ruolo fondamentale, che è quello di raccogliere, catturare le esperienze e gli effetti sui processi di apprendimento. E per questo si usa di nuovo una mappa mentale con dei rami che vengono intitolati con domande che l'insegnante pone agli allievi, che possono essere: qual è stata la parte più difficile, quali sono gli insegnamenti per i progetti futuri, qual è stato il momento più divertente. Quindi attraverso domande che l'insegnante sceglie liberamente, e gli alunni possono testimoniare quello che è stato il loro vissuto progettuale. E tutto questo alla fine viene a raccontare in questi 7 passi qual è stato tutto il percorso che ha portato da un'idea iniziale alla sua realizzazione e ai suoi effetti. Ed è qui che, diciamo, il metodo dimostra quanto il linguaggio diventa alla fine un linguaggio di comunicazione. Non solo, ma anche un modo con cui i bambini possono costruire delle relazioni, perché devono comunicare, devono negoziare, devono sviluppare delle idee, devono renderle concrete. E quindi dal punto di vista dell'apprendimento il progetto entra a fondo in quelli che sono i meccanismi con cui i bambini possono apprendere. Una delle cose che effettivamente è venuta fuori nella sua propria evidenza è che quando la classe realizza il suo secondo progetto nell'anno successivo, il lavoro dell'insegnante si semplifica, il livello d'autonomia aumenta sensibilmente, l'insegnante diventa a quel punto un facilitatore. Tutti i bambini su di sé assumono proprio il ruolo di project manager, di membri di un team, eccetera. Il compito è più che altro informare, o meglio dare ai docenti quelli che sono i riferimenti metodologici, i passi e quali sono i prodotti di ciascun passo, in modo che il docente si possa adattare a questo percorso. Tenuto conto che poi la flessibilità è l'elemento chiave di questo metodo, è l'insegnante che sceglie come modulare il metodo in funzione della classe che ha, dell'età, delle potenzialità dei bambini, e quindi da questo punto di vista la formazione diventa un momento appunto di allineamento del linguaggio progettuale per far sì che poi l'insegnante lo possa svolgere, lo possa trasferire agli alunni con una totale autonomia. A questo punto noi come PMI forniamo solo dell'assistenza su chiamata, per dubbi, per cose che possono nascere nel corso del progetto, ed ovviamente entriamo in gioco alla fine quando per noi è fondamentale raccogliere dall'insegnante e anche dai bambini, magari in futuro dai genitori, quali sono stati gli effetti di questo percorso, perché poi a noi sta a cuore dimostrare che questo è effettivamente un linguaggio per le competenze future, per creare, diciamo, una conoscenza che poi ogni bambino potrà capitalizzare nella vita futura.